Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, oggi un nuovo video. Questo qui è un refill fatto su mia mamma, quindi queste sono le mani di mia mamma e io l'ho fatte quadrate e un po' cortine le unghie. E niente, io ho visto una foto su internet, mi è piaciuta e io ho fatto questa nail art che adesso vedrete, perché anche solo con mia madre mi posso divertire, perché purtroppo ho delle clienti che vogliono solo colore, oppure tutto un colore, solo un tono anulare, un altro dito, un brillantinato, oppure qualche brillantino, qualche paillette. Non mi fanno mai divertire a fare qualche disegno, quindi mi posso divertire solo su mia madre e su di me per adesso, insomma, perché ho le clienti che vogliono solo colore, comunque ok, e quindi faccio le prove su mia mamma. E ho visto questa nail art su internet, mi è piaciuta tanto, l'ho voluta ricreare su di lei. Allora, io qui ho utilizzato, sto utilizzando, come vedete adesso, questo rosso di passione unghie che si chiama Scarlet. Ho dato due passate, però la seconda passata non l'ho ripresa. In più adesso sto usando anche il pennellino di precisione per fargli bene anche il giro cuticolo, così viene più pulito. E poi sull'anulare invece ho utilizzato il nudo, sempre di passione unghie, però tre passate perché è tanto chiaro. E sull'anulare, dove ho utilizzato il nudo, cioè che dopo ho utilizzato comunque il top coat, quello matte, quindi io ho fatto tutte le unghie opache. Dopo sono andata a utilizzare sull'anulare, dove ho fatto il gel color nudo, il poison black sempre di passione unghie, che è il nero, e sono andata a fare a disegnare una rosa stilizzata, che poi sono andata a applicare anche dei brillantini. In più la rosa dopo ho ripassato il top coat ovviamente opaco per farla opaca, perché questa nail art è tutta opaca, sia il colore che il disegno, insomma, che la nail art. E in più i tre brillantini l'ho applicati anche sul medio. E infine vabbè, ho utilizzato questo top coat matte per far diventare le unghie opache, per sigillare tutto, insomma. E poi infine vabbè, le cuticole, le solite cose. Io niente, spero che questa nail art vi piacerà. Se sarà così, metterete un pollice in su sotto il video. Se volete commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. E noi ci vediamo presto al prossimo video. Un bacio, ciao.